Proseguiamo il nostro TG ad Acate. Si è dimesso il presidente del Consiglio Comunale Giuseppe Leone. La decisione, a dire dello stesso Leone, era stata presa già da tempo e adesso inizia il totonome sul possibile successore. C'è un servizio che adesso vi proponiamo. Si è dimesso ad Acate il presidente del Consiglio Comunale Giuseppe Leone. La decisione presa da tempo è stata ufficializzata durante l'ultimo Consiglio Comunale ieri sera. Come dichiarato dallo stesso ex presidente del Consesso, la scelta era maturata da tempo, ma le vicende legate al caso dell'incompatibilità del consigliere Gianfranco Ciriacono, poi surrogato all'approvazione del bilancio e alla crisi interna alla maggioranza che sostiene il primo cittadino Giovanni Caruso, avevano costretto Leone a prendere tempo. Ma le dimissioni arrivano in un momento delicato, visto che 7 consiglieri su 15 hanno presentato una mozione da discutere in consiglio comunale. A proposito dell'incompatibilità tra il sindaco e la moglie, consigliere comunale. Incompatibilità nata alla luce della nuova normativa regionale. Intanto Caruso a questo proposito ha chiesto un parere alla regione siciliana, ma l'opposizione preme per la sua decadenza. Ritengo che sia necessario accompagnare questo consesso, quindi il Consiglio Comunale Acate all'elezione con minore, come dire, fervore di tipo polemico che ormai ha pervaso tutto il Consiglio Comunale. Ritengo che non porti bene alla collettività. L'appello io lo lancio nel senso di dire che sono disponibilissimo a qualunque tipo di ragionamento che porti serenità in Consiglio Comunale e all'amministrazione comunale, ciascuno con i propri ruoli, in modo tale che si possa integrare un'azione che porti il Paese all'elezione con la minor calma possibile, cioè per evitare di accentuare i toni già fin da ora. Ed intanto già si fanno i possibili nomi per il successore di Leone, tra cui Fidone o Cutello. La situazione però è piuttosto in bilico, visto che la maggioranza che sostiene il sindaco è caratterizzata da equilibri stabili e, come sostenuto da Leone, non esiste più una maggioranza coesa a fianco del primo cittadino, dopo il fallimento politico della lista Acate soprattutto. E a proposito della incompatibilità tra il sindaco di Acate e la moglie che riveste il ruolo di consigliere comunale, in caso di dimissione si ipotizza che al posto di quest'ultima potrebbe subentrare il primo della lista dei non eletti, ovvero Gianfranco Polizzi, ma si attendono dichiarazioni ufficiali in merito a queste decisioni da assumere. Tempi difficili per gli automobilisti ragusani, non solo a seguito della protesta degli autotrasportatori che ha portato all'esaurimento della benzina, allo stop della viabilità, ma anche a seguito dei rincari delle strisce blu in città, a cui adesso si aggiunge il rincaro per le spese di rilascio del pass per le zone blu. Sentiamo il servizio. Dopo le strisce blu a Ragusa aumentano anche le spese di rilascio pass zone blu. Lo ha denunciato Alessandra Sgarlata, delegata del quartiere centro del Partito Democratico di Ragusa. Tempi difficili dunque per gli automobilisti ragusani, messi già a dura prova in queste ore dal blocco degli autotrasportatori e dall'esaurimento della benzina nei distributori. Ma non solo, sempre più vittime di un'amministrazione che ha previsto per loro un inizio 2012 per nulla positivo. Dopo infatti le novità in materia di ticket per la sosta, entrate in vigore, lo ricordiamo, il 2 gennaio scorso, che prevedevano l'aumento di 10 centesimi per ogni ora di sosta, da 60 a 70, e l'abolizione della possibilità di sosta di 20 minuti, oltre che un aumento di 20 centesimi, da 1,20 euro a 1,40 euro, delle multine fatte dagli operatori della PCOA, la società che gestisce i parcometri, arriva adesso un incremento anche per il rilascio del pass. L'amministrazione comunale, ha dichiarato la delegata del PD, ci annuncia l'aumento del contributo per le spese di rilascio pass zone blu, quota che i residenti del centro storico superiore devono versare al comune per ottenere il rilascio dei pass che permettono la sosta nelle strisce blu. La tariffa ha subito un aumento del 20%, passando dai 10 euro del 2011 ai 12 euro per l'anno in corso. Una cifra che, seppure apparentemente irrisoria, va ad aggiungersi ai tanti rincari che i cittadini ragusani stanno subendo a danno del loro bilancio familiare. Se non fosse controlegge, verrebbe da scommettere a questo punto su quale sarà il prossimo rincaro dell'amministrazione di Pasquale. L'amministrazione comunale di Ragusa è nel mirino anche dell'Italia dei Valori, che denuncia lo stato di abbandono in cui versano le strade urbane. Il servizio. È assolutamente impossibile non rendersi conto di quanto le vie cittadine di Ragusa risultino del tutto inadeguate e carenti di manutenzione, piene di pericolosi avvallamenti, di buche con larghi tratti di asfalto decisamente deteriorati, denuncia l'Italia dei Valori. Le vie tirate in ballo sono Viale dei Platani, Viale Europa, Viale delle Americhe e Via Giambattista Odierna.
ma queste sono solo alcune delle arterie seriamente danneggiate e quindi pericolose per automobilisti centauri e pedoni. I consiglieri dell'IDV hanno presentato un'interrogazione al sindaco di Pasquale, facendo peraltro notare che nel corso della precedente amministrazione erano stati contratti mutui per ben 3.300.000 euro da destinare alla manutenzione straordinaria delle strade, delle piazze e alla sistemazione di arterie interessate da lavori relativi a condutture interrate. A fronte di ciò, tuttavia, si può constatare il pessimo stato in cui versano le strade della città. I consiglieri chiedono dunque al sindaco di conoscere con quale periodicità viene effettuato dall'ufficio tecnico il monitoraggio delle condizioni delle strade e delle piazze urbane, quale iter burocratico viene seguito nel caso di segnalazioni pervenute dai cittadini e quante e di quale entità sono state le cause di risarcimento danni che hanno visto il comune soccombere negli ultimi 5 anni. Tutti i ragusani adesso attendono risposta. Una particolare aria di fermento politico si sta respirando a Palazzo Iacono, a Vittoria, dove sono terminate le consultazioni per la scelta dei componenti della Giunta per il 2012. Ma vediamo quali sono le previsioni. Lavori in corso a Palazzo Iacono a Vittoria, ultime ore infatti per conoscere la composizione della giunta Nicosia bis post rielezione. E i lavori procedono con grande animosità. Le previsioni danno 3 conferme e 3 novità, ma appunto continuano le consultazioni del sindaco Nicosia e del segretario del PD Salvatore Di Falco con i rappresentanti dei diversi partiti della maggioranza che, lo ricordiamo, sono PD, SEL, FED, liste civiche e UDC. Nei giorni scorsi il primo cittadino eparino ha incontrato i due partiti, SEL e FED, riuniti prima nella lista sinistra unita con Vendola, ma adesso divisi, e poi le liste civiche, da ultimo l'UDC. Queste le probabili decisioni, confermati gli assessori Pietro Gurrieri, Rosario Lomonaco e Vincenzo Cilia. Le 3 nuove entrate sarebbero invece Concetta Fiore, appartenente ad una lista civica, unica donna della giunta finora di esclusivo dominio maschile, Pippo Mascolino, anche lui esponente di una lista civica, e uno tra Giovanni Caruano e Salvatore Avola, casa PD. Ciò confermerebbe quindi la presenza in giunta degli assessori in quota SEL e UDC, secondo quanto assicurato ai partiti dal sindaco Nicosia, e l'assegnazione di 3 seggi al Partito Democratico in linea con quanto richiesto dallo stesso. Si attendono adesso le decisioni definitive del primo cittadino. Gli studenti del Consorzio Universitario Ibleo si sono riuniti ieri in assemblea per dibattere sui problemi che riguardano il loro futuro, ma anche quello del Consorzio Universitario, soprattutto quello della Facoltà Universitaria di Lingue e Letterature Straniere di Ragusa Ibla. Gli approfondimenti in questo servizio. Gli studenti della Facoltà Universitaria di Lingua e Letteratura Straniere di Ragusa Ibla si sono riuniti ieri per discutere e fare il punto della situazione sul corso di studi e su quanto fatto dal consorzio universitario, puntando i riflettori su quello che è stato considerato il principale problema che il consorzio non riesce a risolvere, ovvero quello che fa riferimento ai ritardi nei pagamenti in favore dell'Università degli Studi di Catania. Gli studenti si sono anche soffermati sugli impegni presi e non rispettati da parte degli amministratori del Consorzio Universitario Ibleo, come il completamento della struttura di Palazzo Castilletti e da adibire posti letto per gli studenti fuori sede e al luogo di aggregazione studentesca, ma c'è anche il trasferimento del laboratorio multimediale di Piazza Carmine, attualmente chiuso e inutilizzato, l'attivazione di un adeguato sistema di connessione internet a disposizione di studenti e docenti. E sempre secondo gli studenti, non sarebbe stato fatto nulla sul fronte dei trasporti da e per Ragusa, ma anche per migliorare e adeguare la sede di Santa Teresa. Per questi motivi gli studenti universitari Iblei hanno deciso di prendere atto di quanto finora fatto dal consorzio universitario e dei suoi amministratori, che non sarebbero riusciti a dare risposte esaurienti alle istanze a loro sottoposte e a quelle che emergono quotidianamente. E nonostante le vicende del consorzio universitario non riguardino gli studenti, questi ultimi hanno stabilito in modo unanime che entro il prossimo mese di febbraio chiederanno di incontrare il sindaco di Ragusa e il presidente della provincia, per poi poter incontrare il presidente della regione e l'assessore regionale all'istruzione e ancora successivamente di incontrare il rettore Antonio Recca, che è stato invitato dagli studenti universitari Iblei a partecipare a un'assemblea studentesca che si svolgerà a Ragusa Ibla nel mese di marzo. La nostra informazione si conclude qui questa sera. Grazie per averci seguito e arrivederci alle prossime edizioni.